Adesso ragazzi, andiamo a vedere com'è pezzo di fatwood, legno praticamente marcio, no? Si può creare una brace con una lenta, con una lente, scusate, e dura pure tanto. Si può utilizzare per fare poi il fuoco successivamente con della pagliuzza, praticamente con le nostre esche, no? Pagliuzza secca, foglie secche e altro. È come se fosse la bracetta del fuoco con l'archetto, no? Invece di farla così, se uno non riesce a farla con l'archetto, magari con una lente può darsi che gli rimane più facile. Si può fare con tutte le esche, però col fatto che poi viene pure bene e si mantiene tanto. Ecco, su un pezzo grande come questo, per dire, se uno lo lascia fare, una volta che ha preso, uno lo lascia fare, dura tantissimo tantissimo tempo, lo puoi pure portare presso. È come praticamente come quando si utilizza il fungo esca, no? Il fungo frumentarius, che uno lo usa per trasportare il fuoco, no? La bracetta, dura pure ore. E questa è un po' una cosa simile. Una volta sbruciacchiato bene, bisogna insistere, non è che dopo dove si fa il nero uno passa subito in un'altra parte, si fa prima un bel pezzo di circa mezzo centimetro, anche di più, insomma, tutto intorno, no? E poi si insiste anche sul nero, perché poi dopo il calore va più in profondità e la fa brucia bene. Ecco, allarga un pochino, si insiste un po', una volta che ha preso bene, dopo non si spegne più. Logicamente ci deve stare un bel sole, come quello di oggi. Oggi è Pasqua. È una bella giornata, quelle proprio calde calde calde, il sole picchia bene oggi, quindi con la lente si può fare bene, una buona lente. Io questa qui l'ho presa alle bancarelle dei Bangladini, qui a Roma, a Porta Portese, quando c'erano ancora le bancarelle a Porta Portese. Adesso non ci stanno più, hanno fatto sgombera. Quanti so, 2 anni mi sa, boh, non ce vado più. Bancarelle no. Classico mercato c'è, Porta Portese. A parte no, e bancarelle di Bangladini ci stanno. So, i zingari e tutte le altre, quelli che stanno per terra, roba vecchia, buttata, usata, che non ci stanno più. Vabbè, comunque, bancarelle di Bangladini o dei cinesi ce l'hanno sto tipo di lente, bella spessa, eh? È una lente da tavolo. E sotto è piana e sopra è bombata, è veramente potente. Allora, vediamo se ha preso bene. La faccio vedere un attimino. Non so se si vede perché con la luce forse. Comunque ha preso bene. Ha preso proprio bene bene. Questa già è utile per mezza paglietta per far fuoco. Poi io la voglio mantenere, voglio vedere sto pezzetto quanto dura. Poi lo faccio rivedere. Lo interrompo. Sono passati appena 5 minuti. Manco sono passati. Voglio far vedere una cosa, che già sto pezzettino ecco,
Fa pure la fiamma. State a vedere? Fa pure la fiamma. Praticamente il fuoco fatto solo con questo, senza l'esca, poi logicamente ci si mette sopra dopo, non è che uno lascia questa, però guardate già come si allarga, e questo non continua, lo brucia tutto piano piano. Ecco, vediamo come se altro si può fare. Qui sono tutti scarti di legna, piccoli, grandi, ma non è che ero proprio roba fina questa, che adesso non ce l'ho proprio. Però. Ecco, e da qui poi andiamo piano. Ecco qua, fuoco con la lente, col fatto, e questo è ancora utilizzabile. Lo spegniamo, lo teniamo da parte. Si può trasportare benissimo. Ok. Ciao ragazzi, oggi mi sono proprio sfogato col fuoco. Oggi basta, va.